la terrazza di casa mia si apriva, si affacciava, si spalancava proprio sul mare. E quando ero ragazzino, le mie ore più belle erano quelle che trascorrevo guardando il mare appoggiato con i gomiti sulla balaustra della terrazza. Sovente comunque mi chiedevo, ma chissà che cos'è che c'è là sotto? Finché un giorno ho potuto rispondere a questa domanda grazie ad una maschera antigas. L'ho adattata all'attività subacquea con fil di ferro, mastice e buona volontà e ho visto per la prima volta il mare verticale. Il mare è bellissimo e infatti mi sono innamorato della bellissima fisicità del mare, cioè era un amore fisico il mio, io mi sono innamorato del bel corpo del mare. Una vita dunque spesa per il mare, quella di Enzo Maiorca, capace però di regalarsi anche momenti non competitivi proprio come questo. Io faccio quello che state facendo voi tutti quanti, aspetto i vestiti. E poi eccola l'immersione nelle acque vicino Ischia. Come i vecchi tempi, come in un film in bianco e nero. 36 anni di carriera dal 1956 al 1992, i primi 50 metri sott'acqua raggiunti nel 1961 per arrivare poi a 100 nel 1976. Enzo Maiorca sfiderà tanti atleti, ma il suo compagno rivale rimarrà sempre Jacques Mayol, morto suicida nel 2001. Mayol ha rappresentato per me un uomo molto importante per il semplicissimo motivo che mi ha dato sovente delle spinte notevoli. Quando ho visto che Jacques Mayol è arrivato a 62 metri ed è risalito sano e salvo in superficie, ho detto a me stesso, l'ha fatto lui, posso farlo anch'io. Due atleti, insomma, due destini capaci uno di incalzare l'altro. Era una sorta di quasi un invito che lui stesso, Jacques, mi lanciava a conoscere meglio me stesso e che io rimandavo a lui perché lui conoscesse meglio se stesso. Per Enzo Maiorca e Jacques Mayol, il modo di affrontare il mare era completamente diverso. Mayol, soprattutto negli ultimi anni, aveva scelto per la sua preparazione la strada dello yoga e della meditazione. Io non ho mai provato un approccio del genere, per il semplicissimo motivo che io detesto l'ansiolitico ad idee. A me piace andare a mare con tutte le mie giuste paure d'uomo. E dico giuste perché so che l'uomo, essere aerobico per eccellenza, è nato, è stato creato, è stato sbozzato per vivere sulla terraferma ricca d'ossigeno. Mayol riuscirà ad arrivare a meno 105 metri. Maiorca invece nel 1992 decide all'improvviso di ritirarsi dalle scene. Era già arrivato a meno 101 metri. Volevo migliorare il mio ultimo record di 101 metri, però il mare me lo ha sconsigliato perché parlandomi chiaramente mi ha detto di fermarmi a 60 metri. Il mare parla, contrariamente a quanto si possa credere. Parla a coloro che lo vogliono ascoltare, il mare non ha bisogno di orecchie. Ascoltare il mare sembra essere stata una delle priorità di Enzo Maiorca in tutta la sua carriera, priorità alla quale si aggiunge una grande capacità di ascoltare anche il proprio corpo. La congiunzione tra mente, corpo e anima c'è sempre ed è sovrana. Perché? Un corpo senza mente e senza anima è soltanto un pupazzo. Da una carriera dove il ricorso alla tecnologia è stato pressoché inesistente, è possibile però trarre degli insegnamenti per il futuro della apnea, che forse è già qui.
Il futuro dell'apnea può essere certamente aiutato dalla tecnologia, e lo è, e lo è stato dagli anni 1985, anni in cui finalmente gli scienziati, anziché costruire muri che si interponevano tra noi e le nostre misure sportivo-sentimentali, sono stati posseduti dal germe della curiosità. E si sono chiesti: com'è possibile toccare in acqua quote quasi da sommergibile senza rimanere schiacciati dalla pressione? La vera tecnologia, e questa è la risposta, sarebbe a questo punto dentro di noi. È una sorta di scudo di sangue che, affluendo dalla periferia al centro, evita gli organi più nobili, preserva gli organi più nobili, cuore e polmoni, dallo schiacciamento, perché dall'altro canto sono gli unici organi comprimibili, perché contenuti nella gabbia toracica parzialmente comprimibile. La carriera agonistica di Enzo Maiorca si è conclusa nel 1992, ma il suo amore per il mare non è finito. È riuscito a coinvolgere le figlie del campione, a loro volta da record, e anche i sogni per i prossimi anni. Primo fra tutti, quello di ripercorrere su una barca ricostruita il viaggio di Ulisse, perché il mare, forse, ha ancora qualcosa da dirgli.